Queste immagini vi giungono in diretta dallo stadio da Santos di Oporto, dove sta per cominciare l'incontro internazionale tra Portogallo e Svizzera, valido per il gruppo 2 di qualificazione agli europei. Signori all'ascolto, buonasera, queste immagini vi giungono in diretta dallo stadio da Santos di Oporto, dove sta per avere inizio l'incontro internazionale di calcio tra Portogallo e Svizzera, valido per il gruppo 2 di qualificazione agli europei. È una partita che, come vi diceva Galeazzi, a proposito un caro saluto a Picchio De Sisti, è una partita che ci riguarda da vicino, in quanto Portogallo e Svizzera sono inseriti nel nostro raggruppamento. Raggruppamento che per ora è guidato dalla Svezia, che con 7 incontri disputati ha 10 punti, l'Italia ha 9 punti con 6 incontri, il Portogallo ha 5 punti in 5 partite. Il Portogallo deve giocare questa sera con la Svizzera, poi contro l'Italia e quindi con Malta, quindi teoricamente può arrivare a quota 11, ma ascoltiamo gli inni nazionali. Dopo l'inno nazionale svizzero, l'inno del Portogallo. Qualche problema, sottolineato immediatamente dai fischi del pubblico, pubblico che è assai scarso, non più di 2.500, al massimo 3.000 spettatori. E questo è il 14° confronto fra le nazionali di Svizzera e Portogallo, il bilancio è nettamente favorevole agli svizzeri che hanno vinto 8 volte, 3 volte ha vinto il Portogallo e in 3 occasioni la partita è finita in parità. Situazione abbastanza curiosa, evidentemente il disco dell'inno nazionale portoghese non funziona. Approfitto per darvi le formazioni delle squadre. Il Portogallo schiera Jesus, João Pinto e Miguel, Frederico, Alvaro e Frasco, Coelho, Sousa, Rui Aguas, Futre, che è la gran stella della serata, e André. La Svizzera in campo nella medesima formazione che ha incontrato a Berna recentemente l'Italia, pareggiando per 1-1. Ma ecco le note dell'inno nazionale portoghese. C'è ancora qualcosa che non va, evidentemente, sentite le proteste del pubblico. Comunque la Svizzera in campo con Brunner. Ma ascoltiamo e speriamo che sia la volta buona l'inno nazionale portoghese. Esaurita questa laboriosissima fase dei preliminari, tutto è pronto per l'inizio della gara. Vi do la formazione degli svizzeri allenati da Jean Dupuy: Brunner, Marini e Schellibaum, Weber, Geiger e Koller, Beazutter, Hermann, Brigger, Bickel e Bonven. Sono gli stessi 11 elementi, come vi dicevo, che hanno pareggiato recentemente a Berna con gli azzurri. Azzurri che sabato prossimo a Napoli affronteranno la Svezia in una partita pressoché decisiva per la qualificazione. Infatti la Svezia, se vincerà, metterà tutti d'accordo, mentre gli azzurri in ogni caso dovranno attendere poi, se il Portogallo vincerà questo match con la Svizzera, l'esito del loro confronto con i lusitani.
Dirige la partita il signor Nemeth della Federazione Ungherese, che vedete a centrocampo. Nutrito lo schieramento dei fotografi, nella nazionale portoghese al solito ci sono alcune polemiche in questa vigilia, legate soprattutto al fatto che il selezionatore Juca non ha convocato Gomes, il centravanti del Porto, che è una specie di monumento nazionale del football portoghese. D'altra parte Gomes non gioca in squadra, escluso ormai da parecchio tempo dall'allenatore Ivic, e pertanto è anche comprensibile che Juca non abbia voluto utilizzarlo in nazionale. Ci sono altre assenze, manca Magalhães, manca Diamantino, manca Rui Barros, ma in ogni caso questa formazione portoghese appare estremamente agguerrita ed è tornata in corsa con il sorprendente successo ottenuto in trasferta in terra svedese contro la Svezia qualche tempo fa, proprio con un gol di Gomes, che questa sera non è in campo. Il Portogallo, per conservare qualche speranza di accedere alla fase finale dei campionati d'Europa, deve vincere tutti e tre gli incontri che ancora gli mancano: quello di questa sera contro la Svizzera, quello del 5 dicembre a San Siro contro l'Italia e poi l'ultimo a Malta. Battuto intanto il calcio d'inizio. Per la vostra osservazione, gli svizzeri sono in completa tenuta bianca, mentre i portoghesi hanno la maglia rossa con i pantaloncini verdi. Vedete il consueto gioco portoghese fatto di palleggi molto fitti a centrocampo. C'è questo inserimento da parte di Futre, ma immediatamente controlla la situazione la formazione elvetica con questo disimpegno all'indietro di Heinz. Ancora fermo. In profondità c'è un pallone verso Succar che è stato anticipato, ripartono i portoghesi, il disimpegno è di Sousa, che poi affida Futre, e questo ha restituito la palla a Sousa, che mette in movimento Joao Pinto. Ecco la sua battuta profonda, vanno a chiudere i difensori elvetici facilitando l'intervento del portiere Brun. Marino. Nickel, poi il tocco all'indietro ancora a favore di Marini, che chiama in causa nuovamente il portiere Bruno. Herman è il giocatore di maggiore qualità nelle file della formazione elvetica. Schellibau, Nickel. Ecco il suo suggerimento profondo sul quale arriva Brigger. Brigger difende bene il pallone prima di cederlo a Herman, il quale lo dà indietro a Weder, che tenta di dare respiro alla manovra con questo bel suggerimento per Marino. Heinz Herman, ancora Marino. La mettono sul piano del palleggio in queste battute iniziali della gara anche gli svizzeri, pur sapendo che forse, in teoria, i portoghesi sono più dotati di loro in questo specifico modo di impostare la partita. Brunner. La Svizzera ha 5 punti in classifica, tanti quanti il Portogallo, praticamente è tagliata fuori di quanto conclude in questa partita nel suo cammino modo di qualificazione. Sousa. Quindi c'è il lancio in profondità ben ribattuto da Schellibaum, altrettanto ben giocato da Herman, che ha dato a Bickel, il quale Bickel cerca la combinazione con Schellibaum, che si è fatto rubare il pallone. C'è il profondo inserimento con il traversone non controllato dal portiere. Ecco in azione Sousa, sul quale chiude ottimamente ancora Heinz Herman. Beazzutto. Brigger. L'inserimento di Geiger, poi Bickel, il pallone per Koller e quindi Futre. Ecco Futre, velocissimo, ottimo il suo movimento. Rui Aguas, chiamato in avanti anche Alvaro. Da questi
a Frasco, Sousa, Rui Aguas, prontamente fermato sulla ribattuta, ancora Frasco, ora André, nuovamente Frasco che cerca spazio, lo ferma Bonvin ripiegato all'indietro. Ancora una iniziativa sulla fascia destra da parte dei portoghesi, João Pinto, il suo traversone controllato da Shelley Baum, quale effettua questo pallonetto nel tentativo di mettere in movimento Bonvin, ma la palla è troppo lunga, già effettuata la rimessa laterale, Futre. In profondità il suggerimento di Frasco a tentare di pescare lo scatto dello stesso Futre, nulla da fare. Futre, come vi dicevo, è la gran figura di questa partita, gioca con l'Atletico Madrid, è diventato popolarissimo da quando è emigrato in Spagna, tra l'altro è stato il grande protagonista della recente clamorosa vittoria dell'Atletico Madrid al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, Atletico che ha vinto per 4-0, ha segnato un gol Futre ed è stato l'ispiratore di almeno altre due segnature della sua squadra. Prolungato palleggio difensivo, palla poi offerta a Sousa, da questi ad André, il tocco all'indietro sbagliato con Brigger in azione, Heinz Herrmann, Marini sfiora Bea Zucker, ma la palla è ancora di André che mette in movimento João Pinto, subentra poi Rui Aguas, ancora Frasco, André, profondo inserimento di André, quindi il suo suggerimento in profondità non viene controllato. Il Portogallo aveva cominciato molto male il suo cammino nella qualificazione agli europei, ma ricorderete come molti giocatori erano stati esclusi dal giro della nazionale e dalla federazione come conseguenza per la cosiddetta rivolta di Saltillo, la località messicana nella quale i giocatori della nazionale portoghese durante i mondiali si ribellarono per una questione di denaro al proprio allenatore. Intanto è Marini in azione per la Svizzera. Poi c'è un'azione fallosa, prontamente rilevata dall'arbitro Nemeth, a comandare un calcio di punizione a favore della Svizzera. Il fallo è stato commesso su Koller che si sta rialzando. Ecco ancora Heinz Herrmann, ovviamente un buon giocatore, il suo suggerimento verso Bert Sutter è messo in fallo laterale da Alvaro. Koller verso Sutter e Federico che alza questo campanile, la palla è fuori ancora per Heinz Herrmann che prova il sinistro sul fondo. Ha cominciato con buona disinvoltura la partita la formazione elvetica che d'altronde si è resa protagonista di un buon football anche quando ha giocato contro di noi recentemente a Berna. Si gioca da 7 minuti allo stadio da Santas di Porto tra Portogallo e Svizzera, il risultato è di 0-0. Ancora gli svizzeri in avanti, bella questa combinazione con tentativo di colpo di tacco a seguire di Bea Zucker, troppo angolato alla rimessa Alvaro. Ancora Alvaro, che mette in mezzo a beneficio di Miguel. Questi per Frasco, molto attivo. André, Sousa, Frasco, Sousa, ancora recupera un buon pallone la formazione svizzera con l'ottimo Heinz Herrmann, sicuramente il migliore elemento in campo in questo avvio di partita. Shelley Baum si avventura in un problematico dribbling, la palla carambola fuori, l'ultimo tocco è stato del difensore svizzero per cui la rimessa è portoghese con João Pinto.
ecco che riceve il passaggio di ritorno, mette giù, riesce a vincere un contrasto anche su Bickel. La palla è per Frasco, poi c'è l'inserimento di Futre, c'è un calcio di punizione fischiato dall'arbitro Nemeth a favore dei portoghesi. Quantunque la gara sia importantissima in vista della possibile qualificazione del Portogallo per la fase finale degli europei, come vi ripeto c'è pochissimo pubblico sulle tribune, quasi tutti si sono sistemati sulla tribuna centrale. Ecco la deviazione sul tiro da fuori di Frasco, c'è una deviazione con palla che termina in calcio d'angolo per il primo tiro della bandierina a favore dei portoghesi. Lo batte Frasco, la palla ancora in area di rigore, comunque sono ben disposti gli svizzeri che vengono fuori con il solito Heinz Hermann. Weber. Quindi Geiger, prolungata azione di Geiger, palla per Bickel, ora per Schellibaum, Heinz Hermann, in profondità ribatte Joao Pinto e c'è anche una posizione irregolare di Bonven rilevata dalla terna arbitrale. Calcio di punizione battuto a favore di André. Ecco il suo lancio, c'è il buon ritorno da parte di Weber che toglie la palla a Rui Aguas, Schellibaum, Hermann, Bonven, Bickel. Bickel tergiversa un po' e alla fine è costretto a commettere fallo per recuperare il pallone, fallo prontamente rilevato dall'arbitro Nemeth, altrettanto prontamente battuto su Futre, intervenuto ancora con successo Weber, Hermann d'esterno all'indietro per il portiere Brunner. Si gioca da 11 minuti allo stadio da Santas di Oporto, con il quale siete collegati in diretta, il confronto fra Portogallo e Svizzera, siamo sullo 0-0. Geiger, ancora portiere Brunner, Schellibaum, Geiger, la sua battuta per il bel colpo di testa di Beat Sutter che comunque trova ben piazzata la retroguardia portoghese e Portogallo che tenta di venire ancora in avanti con Frederico, ora con Joao Pinto. Un buon lavoro al centrocampo dei portoghesi, poi c'è probabilmente un fallo su Rui Aguas, calcio di punizione che va nuovamente battuto, ma per la seconda volta il tiro viene effettuato con la palla in movimento, così che l'arbitro Nemeth ne comanda ancora una volta la ripetizione. Sistema a terra il pallone Sousa. Il suo tiro violentissimo, molto bello, con Brunner, il portiere elvetico, costretto in angolo. Molto bella la conclusione da distante con il pallo interno destro da parte di Sousa. Secondo tiro della bandierina per il Portogallo, palla insidiosa a spiovere, è stato Bonven a mettere fuori. Recuperano comunque ancora i lusitani e c'è il pallone controllato molto bene da Bickel sul quale c'è fallo. Attenta la condotta di gara da parte degli svizzeri che, come vi dicevo, non hanno più nulla da chiedere in vista della qualificazione europea, ma che naturalmente giocano per il prestigio. Weber, ecco il suo profondo lancio. C'è la respinta di Alvaro, c'è il pallone toccato all'indietro da Koller per Marini. Sì, probabilmente ancora un fallo su Sutter, lascia correre l'arbitro e proprio Sutter rientra in possesso di palla dopo l'intervento di Marini. Sutter su Sousa,
Alla fine il pallone è affidato a Alvaro. Sul tempo. Tentativo di triangolo con Brigger. E lo stesso Alvaro poi lascia sfilare in fallo laterale il pallone effettuando egli stesso la rimessa. Marini. Bickel. Bickel è un buon palleggiatore, si fa largo da Koller, Koller per Sutter. Sutter che effettua il traversone, palla pericolosa in area di rigore, sulla respinta arriva Herman, combina ancora con Bickel, il quale dà l'indietro a Weber. Weber con un perfetto suggerimento per Sutter, Sutter che poi dà Herman, palla leggermente troppo lunga, ma ancora ha fatto in tempo a effettuare il traversone Herman, una serie di batti e ribatti in area di rigore, alla fine Bonvenni che spedisce a fondo campo, non appare impermeabile la retroguardia portoghese. Siamo sullo 0-0 al quarto d'ora di gioco nel corso del primo tempo. Per il rinvio Miguel. Effettua lo scambio con il portiere Jesus. Sempre Miguel. Federico. Frasco. André. Federico. Il selezionatore Giuca che urla i suoi consigli dalla panchina. Federico. Palla che carambola all'indietro, la controlla con calma Geiger, scivola anche ma fa in tempo comunque a recuperare. Ancora una buona azione da parte di Bickel che mette in movimento Schellibaum, poi il pallone in profondità verso Bonvin, fermato in fallo laterale. Rimessa, dice l'arbitro. Bonvin. Lungo in area di rigore, il colpo di testa è stato di Joao Pinto, la palla fuori, controllata ancora dai portoghesi che subiscono un fallo. Rui Aguas, calcio di punizione a favore dei lusitani. André è uno degli uomini di centrocampo, ecco Futre. Vedete la facilità del suo movimento e della sua corsa. Frasco. Ancora verso Futre il suggerimento, tentativo di triangolo, difendono ottimamente gli svizzeri, palla ora a Bickel, è un bellissimo suggerimento per Schellibaum che ha questa intuizione, molto bravo, va sul fondo, effettua direttamente il cross, palla pericolosamente in area di rigore, termina a terra anche un giocatore svizzero ma era in ritardo sul pallone. Comunque da sottolineare l'ottima intuizione di Schellibaum che, avendo visto piazzati in linea i difensori portoghesi, ha proiettato il pallone in profondità per effettuare egli stesso lo scatto profondo. Intanto c'è il capovolgimento di fronte, Portogallo in avanti e da due passi ancora gli svizzeri riescono a evitare la pericolosa conclusione di Rui Aguas. Partita che sta salendo di tono, siamo al 18° del primo tempo e il risultato è di 0-0. Herman. Ecco che rivediamo la precedente azione. Vedete il traversone a beneficio di Rui Aguas, sul quale c'è l'anticipo di Weber e poi la parata del portiere Brunner. Ancora Brunner inquadrato. Palla per Brigger. Per Herman, che ha corso come un dannato in questi primi minuti della partita, ecco il suo traversone troppo alto, palla fuori per Koller, sinistro di Koller che spiove a fondo campo. È una buona Svizzera. Il match d'andata disputato in Svizzera è finito in parità 1-1.
Frasco. Rapido, rapido! Federico. André. Coelho. Poi l'inserimento di Sousa, la palla ancora per Futre. Vedete Futre che cerca di farsi largo, chiede triangolo, un po' sbilenco il passaggio di ritorno, serie di batti e ribatti e alla fine rinvia Gaia. Con palla in fallo laterale per la rimessa di João Pinto. Frasco, anch'egli molto attivo. Non trova però il passaggio verso Coelho che era scattato in profondità. Alla rimessa Shelley Baum. Poi la palla alzata da Bickel ma ancora fuori. Il traversone di Frasco, il bell'anticipo ancora da parte di Weber. Federico. André che gioca in posizione di copertura, il più arretrato dei centrocampisti. Poi lancio in profondità, controlla la situazione Marini, effettua il disimpegno molto preciso su Bea Sutter. Sutter per Koller. Koller che converge, dà in mezzo ancora a Bickel. Bickel è un buon giratore, stavolta però svirgola il suo sinistro e la palla termina direttamente a fondo campo. Abbiamo superato il 20° minuto di gioco nel primo tempo a Oporto e il risultato tra Portogallo e Svizzera è di 0-0. João Pinto. Coelho. Frasco. Federico. Altro difensore centrale, Miguel. Coelho. Poi gli svizzeri che riconquistano il pallone, Brigger. Brigger lo fa filtrare per Shelley Baum. Shelley Baum, attaccato da un avversario, non può calibrare bene il passaggio, tenta il contropiede la formazione portoghese, ma il lancio verso Futre trova lo stesso giocatore in posizione irregolare. Batte Marini, Herman, Koller, anzi Geiger, poi Sutter, quindi il tocco all'indietro di André, la nuova in postazione di Frasco, Sousa, André, Futre. Futre parte da molto lontano, il pallone carambola all'indietro, esce senza problemi, blocca Brunner. Heinz Hermann, Bickel, Koller, Marini, il lancio in profondità dopo la ribattuta ancora Koller, ora Sutter, Sutter tocca indietro ancora Marini, Marini con un passaggio un po' rischioso al centro verso Hermann. Hermann dà in profondità, piazza lo scatto Bonveng, ma la palla è troppo lunga, esce Jesus, il portiere portoghese blocca e dà nuovamente ad André. Weber, ma poi è lo stesso André che tenta di andare in profondità, è fermato da Geiger. Alvaro, ancora Alvaro. Disposta a zona naturalmente la retroguardia portoghese con João Pinto a destra, Alvaro a sinistra, Miguel e Federico centrali. Ma osserviamo gli sviluppi di questa azione portoghese ancora con Futre, Futre che dà fuori per Frasco, tentativo di triangolo con lo stesso Frasco, intercetta Marini, la palla è per Sutter di prima a cercare Bickel, su Bickel stringe la marcatura André, interviene l'arbitro Nemeth, comanda il calcio di punizione per gli svizzeri. Marini, Geiger, ancora Geiger da Bickel, Weber, Geiger,
Weber, Hermann, Hermann ancora verso Geiger, questi a Weber, buoni palleggiatori. Poi Weber non corre rischi e chiama in causa ancora il portiere Brunner. Tiene il campo con molta diligenza, con molta accortezza, la formazione svizzera di Jean Dupuis. Arrivi a Brunner. C'è il colpo di testa di Alvaro, il recupero di Marini che prolunga l'indietro verso Geiger. Geiger si concede una finezza forse di troppo, riesce comunque a dare a Weber. Marini. Tentano di non sciupare i palloni i difensori elvetici, vedete, anche a costo di rischiare qualche controllo un po' pericoloso, mantengono il possesso della palla. Poi il pallone carambola a centrocampo, Frasco lo tocca male, Brigger dà l'indietro, Schellibaum. Bonvain. Solita combinazione fra i due centrali svizzeri. Ancora Geiger che ha ricevuto da Hermann. Weber, Geiger, che alla fine si decide a effettuare questo rinvio lungo. Dalla parte opposta ha ribattuto Alvaro e la palla è terminata fuori dopo la deviazione di Hermann. Alvaro, buon lavoro del difensore esterno, ancora riceve il passaggio di ritorno Alvaro, dialoga ripetutamente con Futre, vedete la grande velocità di palleggio, poi da con l'esterno in mezzo, viene fuori a liberare in fallo laterale Geiger. Alvaro. Futre, c'è Marini ora su di lui, a terra Futre, c'è calcio di punizione. Primissimo piano per il prestigioso giocatore dell'Atletico Madrid. Batte la punizione Sousa, è il giocatore che portò in vantaggio il Porto su questo stesso terreno di gioco nella partita di ritorno con il Real Madrid, successivamente il Real vinse per 2-1 anche qui, ripetendo il risultato della gara d'andata. Portiere Brunner, si gioca in una bella serata, il fondo del terreno è però leggermente allentato per le piogge dei giorni scorsi. Direttamente il portiere Brunner effettua il rinvio, controlla la situazione Joao Pinto, dà sulla sua ala a Coelho, il pallone messo fuori da Schellibaum e ancora Joao Pinto a effettuare la rimessa, nuovo duello tra Coelho e Schellibaum. Schellibaum che riceve il passaggio di ritorno da parte di Geiger ma non fa in tempo a controllare la palla prima che la stessa termini fuori. Joao Pinto, ecco il suo traversone, il colpo di testa, la palla è ancora fuori per l'avanzatissimo Alvaro e c'è un fallo poi di Rui Aguas. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è ancorato allo 0-0, Svizzera che finora ha tenuto il campo con molta diligenza e accortezza. Il lungo rinvio del portiere elvetico, il colpo di testa di Federico, la palla fuori. La rimessa di Alvaro, il tocco verso lo stesso Alvaro da parte di Futre, ancora una rimessa con le mani, Marini in azione giudicata irregolare, gioca molto spesso, tutto spostato a sinistra Futre, quindi entra nella zona di Marini, che finora lo ha tenuto peraltro molto bene.
palla a Sousa che la scaraventa in mezzo. C'è l'ottima elevazione da parte di Rui Aguas, recuperano posizione i difensori elvetici, Brigger. Poi il tocco di Schellibaum per Herman, Herman in profondità per Bonvin, Bonvin che combina ancora con Bickel, poi subisce fallo. Bonvin, giocatore molto veloce, si sta disimpegnando assai bene sulla fascia sinistra, molto spesso entrando in combinazione con il giocatore ora in possesso di palla che è Bickel, il quale ha servito Schellibaum. Eccolo, Bonvin, Bonvin è entrato in possesso di palla in posizione regolare, ma aveva girato alle spalle i difensori portoghesi, venendosi a trovare in offside. Miguel, João Pinto. Ancora ben piazzati gli svizzeri, Herman, serie di finte di Herman, che poi attende di poter dare a qualche compagno. Schellibaum stringe la marcatura su Herman, João Pinto, c'è una rimessa per gli svizzeri che lo stesso Heinz Herman effettua. Grifando lungo e costringendo ancora Miguel in fallo laterale. Stavolta con le mani è pronto a operare Bonvin. C'è la respinta dei portoghesi, il pallone controllato da Weber, Geiger, vedete quanto rischiano questi due difensori centrali, il suggerimento in profondità, poi Bonvin che riesce a dare all'indietro a Schellibaum, questo suggerimento verso Bickel, Bickel e João Pinto, buon lavoro di Bickel che cerca spazio per il traversone, va sul fondo, raddoppio portoghese. Lotta con grande accanimento Bickel, ma finisce per perdere la palla per l'intervento di Sousa, il cui rilancio però è direttamente in fallo laterale. Heinz Herman, ancora un'ottima finta di corpo, poi il pallone indirizzato all'indietro a Geiger. E il Portogallo è momentaneamente in 10 perché a bordo campo si sta facendo curare Alvaro. Palla lunga per Koller, Koller che effettua nuovamente il traversone, l'uscita del portiere Jesus a anticipare la corrente Brigger. In effetti la Svizzera sta disputando un ottimo confronto qui ad Oporto. Inquadrato il portiere Jesus. André. Ancora André, ha ricevuto da Frasco, tenta di andare in profondità, viene immediatamente fermato al recupero a ritroso, Alvaro riesce a servire Federico, questi a Miguel. Futre, Miguel, ecco il suo cross, ancora un bel colpo di testa da parte di Marini, poi l'arretrato Brigger che tocca a Weber, Weber che pesca Koller, il quale però non è preciso nel controllo e consente l'alleggerimento all'indietro di Federico. André, Miguel, Frasco si incrocia con Futre, ancora Miguel. Ecco il suo traversone, va Marini benissimo a respingere di testa e poi i centrocampisti disimpegnano all'indietro, palla ribattuta da Geiger, Koller, Brigger, Brigger che lavora un buon pallone, lo dà Marini, altrettanto buono il suggerimento in profondità per lo scatto di Herman, fermato è stato Andrea a impostare, il Portogallo ora prova ancora con Futre. D'esterno il suo lancio molto bello e altrettanto bello è questo lavoro di preparazione da parte di Rui Aguas, il cui traversone ribattuto
palla destinata al corner, poi carambola sulla bandierina, non è calcio d'angolo, è rimessa con le mani. La effettua Alvaro. Ancora Alvaro. Il traversone deviato ed effettuato da Sousa e la parata del portiere Brunner. Ancora Brunner. Poco più di 10 minuti alla conclusione di un primo tempo tutto sommato ben giocato dalle due formazioni, con Svizzera che ha praticamente impostato la gara proprio sul terreno apparentemente più congeniale ai portoghesi, vale a dire il palleggio. Ecco Futre, seguito da Marini, la rinvio è stato di Collar, la palla è troppo lunga per Bonvin. André, ancora André, Alvaro, all'indietro per Frasco. Frasco in probabilità di cercare Alvaro, il rinvio, fa carabolare la palla sui piedi di Brigger. Brigger a terra, si lotta con accanimento, ultimo tocco di Brigger, rimessa per i portoghesi. La effettua al solito Alvaro. André. Miguel. Il colpo di testa da parte di Geiger, Futre, fallo su Futre. Fallo commesso da Marini, che vedete protesta, decisissimo l'arbitro ungherese Nemeth comanda il calcio di punizione. Fino a questo momento i portoghesi sono stati pericolosi solo su punizione, proprio con il giocatore che vedete sta sistemando a terra il pallone, vale a dire Sousa, con cui destro ha chiamato a una difficile deviazione in angolo Brunner inquadrato. Ci riprova Sousa, stavolta sulla barriera, pronti a recuperare con Collar gli svizzeri dopo la ribattuta. Ecco il bel suggerimento per il veloce Bonvin. Su Bonvin si porta Miguel, costretto ad allargarsi. Bonvin trova un varco fra due avversari, poi però sbuca un terzo e lo ferma. Contrapiede portoghese Rui Aguas. Non combinano però i lusitani, come vedete appaiono più convincenti come disposizione in campo e anche come proprietà di palleggio gli svizzeri. 8 minuti alla conclusione del primo tempo, 0-0 a Oporto tra Portogallo e Svizzera. Schellibaum, Herman, molto bravo Herman, poi la palla è per André dopo che era intervenuto Coelho. Futre, subito indietro ancora per André, Sousa, João Pinto, comodo l'anticipo di Geiger. Non appaiono molto convincenti come riferimenti offensivi portoghesi, anche perché Futre svaria molto, del resto è un trequartista, mentre Rui Aguas finora è stato molto ben contenuto ed è apparso piuttosto evanescente sulla destra Coelho. Frasco. Ancora il pallone affidato a Sousa che effettua il rinvio, il traversone, c'è il rinvio in fallo laterale di Geiger. André, è l'ispiratore di tutte le manovre del Portogallo, ecco il suo pallonetto, la palla fuori, Futre al volo di sinistro sul fondo. Il colpo di testa, stavolta intelligente, all'indietro di Rui Aguas, smarcato Futre, che fulmineamente ha battuto, colpendo però leggermente d'esterno sinistro e spedendo direttamente a fondo campo. Ecco che rivediamo, vedete il lancio di André, il colpo di testa di Rui Aguas e la battuta al volo di Futre, buona per tempestività, non per precisione. Futre. Intanto Bickel chiama in avanti nuovamente Schellibaum seguito da Coelho, che gli tocca la palla in fallo laterale.
Vi ricordo che il Portogallo è costretto a vincere questa partita se vuole conservare ancora qualche possibilità di qualificarsi alla fase finale degli europei. Come vi ripeto, ha 5 punti in classifica. E vincendo tutte le partite che ancora ha a disposizione potrebbe arrivare a quota 11 e per effetto di particolari combinazioni potrebbe quindi avere l'opportunità di qualificarsi. Fermo restando che sono Svezia e Italia al momento le due formazioni con maggiori probabilità. Dalla bandierina Bickel. C'è una deviazione di Brigger, la palla è ancora in campo. La lavora a lungo Sousa, disturbato proprio da Bonvin. Si prolunga il duello fra i due, scivola Sousa, fa in tempo però a effettuare il rinvio, palla per André. Poi Frasco. Calcio di punizione è battuto dallo stesso Futre, bello il suo duello finora con Marini, arcuata la traiettoria, il colpo di testa liberatorio ancora di Geiger, poi la Svizzera riconquista il pallone con Bickel, molto bravo, Hermann, Bickel, Hermann. Precisi, diligenti, Bonvin, gli svizzeri vengono ancora in avanti con Hermann. Hermann non sciupa il pallone, vedete lo gioca a beneficio di Geiger. Geiger che fa venire in avanti anche Weber, il quale offre il pallone in profondità per questo traversone deviato a fondo campo da Alvaro. Effettua la rimessa Koller. Super Koller contro Alvaro, va a raddoppio il Portogallo e commette fallo. Calcio di punizione. A terra Koller. È pronto a battere il calcio di punizione Sutter, mentre sempre a terra Koller. Vedete l'arbitro che invita il massaggiatore, il medico svizzero a portare fuori campo Koller se non ce la fa, ed è Bert Sutter che sta per battere il calcio di punizione. Si rialza Koller. Il cross di Sutter, il colpo di testa sul fondo di pochissimo di Weber, occasione gol per la Svizzera, era venuto in avanti Weber, splendido il suo stacco, il colpo di testa sul fondo, ma vedete che probabilmente l'arbitro aveva ravvisato una qualche irregolarità, probabilmente sullo stacco il difensore centrale elvetico si era appoggiato a un avversario. È lo stesso Weber che colpisce di testa e nuovamente l'arbitro interrompe la sua azione giudicandola fallosa. Posizione battuta da Coelho, con palla a spiovere, grappolo di uomini, sfila il pallone senza che nessuno lo colpisca in area. Gli svizzeri lo amministrano e vengono in avanti ancora con Marini, poi con Geiger, il passaggio stavolta non è preciso e hanno l'opportunità di provare i portoghesi con Coelho, Futre, ancora Coelho in appoggio sulla destra c'è João Pinto che riceve il passaggio da Futre. Vedete che Futre distribuisce palloni di prima anche perché probabilmente ha già provato alcune carezze da parte dei difensori elvetici. C'è un nuovo calcio di punizione.
palla messa in mezzo per la sicura presa di Brunner. Manca pochissimo alla scadere del primo tempo, un primo tempo che la Svizzera ha interpretato in maniera ammirevole, giocando assai bene sul piano dell'impegno e anche sul piano del palleggio. André, raddoppio, Marini. Poi la palla è sfiorata per un attimo da Koller, che però non la può controllare, viene ora giocata da Sousa, che chiama in causa Joao Pinto. Joao Pinto si incrocia con Coelho, il quale converge e effettua poi il passaggio a beneficio di André, sicuramente il più ordinato tra i portoghesi. Prova ancora Rui Aguas, in seconda battuta André è prontissimo, ribatte Marini e scatta nuovamente in contropiede la Svizzera con Beat Sutter. Sutter che dà questo bel pallone in profondità per lo scatto assai bello di Bickel, che poi mette in mezzo chiamando a un affannoso recupero Miguel. Si tratta di calcio d'angolo. Viene a batterlo Heinz Hermann. Bickel, Hermann. Fischia l'arbitro, il signor Nemeth della Federazione Ungherese, manda le due squadre al riposo dopo 45 minuti di gioco nei quali il Portogallo ha dovuto vedersela con una formazione svizzera assai ben disposta sul campo da Jean Dupuis. Il risultato è di 0-0. Ora linea allo studio, a più tardi per la diretta del secondo tempo. Signori all'ascolto, siete collegati nuovamente in diretta con Oporto. Vedete una pericolosissima azione della Svizzera, andata al tiro con Brigger, che l'arbitro Nemeth ha giudicato in posizione irregolare. Francamente non mi sembrava che così fosse. C'è da dire però, siamo al quarto minuto di gioco, che il Portogallo ha avuto un avvio vibrante, è andato due volte pericolosamente alla conclusione proprio nel primo minuto con Coelho e con Frederico su azione da calcio d'angolo. Poi ha risposto in contropiede la Svizzera con l'azione che avete visto a rallenti, che ha portato al tiro Brigger, giudicato in posizione irregolare. C'è in campo nelle file dei portoghesi il numero 14, Parente, un debuttante, ma ecco ancora gli svizzeri che vengono fuori in bel disimpegno manovrato. C'è la possibilità di andare via sulla destra per Beat Sutter, il quale può effettuare il traversone ancora pericoloso, ed è Jesus, il portiere, che blocca. Gara che si è animata in questi primissimi minuti della ripresa con un arrembante attacco del Portogallo proprio sulla prima palla giocata e poi con due repliche bene orchestrate da parte degli svizzeri. Ovviamente il Portogallo, come ripetutamente detto, è costretto a cercare di vincere a tutti i costi questa partita, e così facendo offre l'opportunità agli elvetici di piazzare qualche pericoloso contropiede. Ecco Heinz Hermann in possesso di palla al centrocampo. Il suo passaggio è su Koller, che viene immediatamente fermato. C'è questa replica con il passaggio per Rui Aguas, probabilmente Weber intercetta con una mano. Vedete che del medesimo avviso è l'arbitro ungherese Nemeth, anche se il difensore centrale elvetico non pare d'accordo. Retrocedono tutti i giocatori della Svizzera. Ecco che rivediamo. E al solito è Sousa che batte questo calcio di punizione, un ottimo tiratore, ha un destro assai forte e calibrato. Ecco la sua rincorsa, il tiro, stavolta centrale con Brunner piazzatissimo. Brunner ha effettuato un ottimo intervento in avvio di ripresa sul ravvicinato colpo di testa su azione d'angolo da parte di Frederico. Ancora la Svizzera. Schellebaum. Bickel, Schellebaum. Arriva Hermann.
Schellebaum, cui ha lasciato la palla Bickel, tentativo di affondo di Schellebaum, che aveva nel corso del primo tempo operato una identica azione assai pregevole, scavalcando in pratica con un lungo autopassaggio, si può definire così, a seguire tutta la linea difensiva dei portoghesi. Portoghesi che ora attaccano sulla sinistra con Futre. Ecco Futre che ha la possibilità di convergere da in mezzo a Rui Aguas, ancora Rui Aguas a cercare lo scatto di Futre, nulla da fare, blocca Brunner. Si gioca da 7 minuti nel corso della ripresa, il risultato a Oporto è di 0-0 tra Portogallo e Svizzera. Inquadrato Rui Aguas, ora il portiere Brunner, Geiger. Troppo lungo il passaggio che intendeva raggiungere Heinz Hermann. Avete visto, inquadrato il pubblico, come vi ho detto, è assai scarso e praticamente sono stati gli stessi organizzatori a invitare il pubblico a occupare le zone centrali delle tribune, ma osserviamo gli sviluppi di questa azione portoghese, vedete il disimpegno ancora un po' lezioso, troppo elaborato degli svizzeri che comunque rimediano ancora una volta. Ed ora impostano con Bickel e con questo avanzamento di Geiger, il cui suggerimento in profondità chiama l'uscita il portiere Jesus, che vedete inquadrato. Ampi spazi a disposizione della squadra di Jean Depuy, perché il Portogallo deve attaccare in tutti i modi, va ancora a chiudere Geiger sull'attacco di Coelho, che proprio dopo 10 secondi dall'inizio della ripresa ha avuto la possibilità di andare alla battuta a rete da destra, chiamando alla respinta in corner Brunner. Ecco intanto Joao Frasco, il colpo di testa sul fondo di Rui Aguas, il cross era stato di Joao Pinto. Gara molto animata, evidentemente Juca e Oliveira, rivediamo. Joao Pinto che si prepara per il traversone e poi il colpo di testa sul fondo di Rui Aguas. Vi dicevo che Juca e Oliveira, i due responsabili della selezione portoghese, devono aver fatto qualche fervorino durante l'intervallo ai propri uomini, perché il Portogallo ora spinge con grande accanimento anche a costa naturalmente di scoprirsi un po' all'indietro. E Alvaro in possesso di palla, poi c'è questo lancio profondo con posizione irregolare ancora di Aguas. Ad ogni buon conto Brunner era riuscito a intervenire, buono questo portiere svizzero. Hermann, Bonven, Bonven in profondità per Bickel, Bickel ancora per Bonven. Bonven in cespica sul pallone dopo essere stato disturbato da un avversario, un secondo lo stende e c'è calcio di punizione per la formazione elvetica. 10 minuti nella ripresa, risultato di 0-0 a Oporto tra Portogallo e Svizzera. Alla battuta Bickel, accanto a lui Heinz Hermann. Va verso il centro anche Bonven. Palla per Hermann, Hermann d'esterno, Koller, Koller effettua un tocchetto in profondità, non scatta Bonven, nulla da fare. Jesus, il nuovo entrato, Parente, gioca al posto di Frasco. André, Futre, Parente, è un debuttante, non è giovanissimo, ha 26 anni. Ancora Futre, stavolta su di lui in copertura Weber. Joao Pinto. Ancora Joao Pinto. Mette in mezzo per André. Recupera Bickel. Giocatore raffinato questo Bickel. La palla è per Heinz Hermann. Attenzione a questi passaggi laterali. Ancora Heinz Hermann in combinazione con Koller. Ribattuto il suo lancio in profondità, la palla è per Joao Pinto, poi per Futre che la lascia sfilare, c'è la ribattuta, il tocco di Bonven, la palla è per Bickel, ancora un suggerimento per il veloce Bonven che penetra da sinistra, effettua il traversone, fuori tempo l'uscita stavolta di Jesus, ma non possono andare alla conclusione pericolosamente con Sutter gli svizzeri, palla a fondo campo.
E indubbiamente la partita è molto più attraente perché caratterizzata da ripetuti capovolgimenti di fronte in questo avvio di ripresa. L'impostazione parente, il tocco sulla destra è per l'inserimento di Joao Pinto che va sul fondo, effettua il passaggio per Coelho, ancora Coelho tenta la battuta di prima intenzione, forse più che di effettuare il tiro. Aveva la volontà di proporre un traversone, fatto sta che ha colpito male, palla sul fondo, Bickel. C'è ora, le viste, una sostituzione anche nelle file della nazionale elvetica, ma c'è un intervento di Nemeth con Sutter pescato in fuorigioco. Joao Pinto. André. La palla è ancora per Parente, poi per Aguas, fermato. E Bickel che viene messo giù, calcio di punizione per la Svizzera. Ed ecco Heinz Hermann che salta netto un avversario, osserva la disposizione dei compagni, batte sulla destra, ecco l'inserimento di Geiger, la palla è per Brigger. Brigger per Geiger, Geiger per Bickel, ed ecco Marini che si propone, anzi Schellibaum, Schellibaum che riesce a controllare un difficile pallone, Beat Sutter che viene fermato da Miguel in fallo laterale. Schellibaum gioca con grande coraggio e determinazione la Svizzera, siamo vicini al quarto d'ora di gioco nel corso della ripresa, il risultato è di 0-0, Bonvin che effettua la rimessa molto lunga. Il colpo di testa due volte di Miguel, poi il rinvio disturbato, la palla recuperata da Schellibaum, offerta all'indietro a Bickel, Bickel che cambia gioco e il pallone è controllato, sia pure a difficoltà sempre dagli svizzeri che tentano l'affondo, il colpo di testa è di Alvaro, poi la palla è messa giù dai portoghesi, Parente. Parente disimpegna su Miguel, Miguel che effettua il lancio in profondità, la respinta di Marini, la palla è ora per Beat Sutter. Bickel, Geiger. Geiger che tocca verso il compagno Bickel, il quale è disturbato, serie di batti e ribatti, alla fine recupera il pallone André. Ma vedete che gli svizzeri sono attentissimi dell'anticipo ed ecco ancora un suggerimento per Bonvin che entra in area, il suo sinistro è sporco sul fondo in piena velocità, Bonvin ha tentato la gran battuta, è stato costretto ad allungare la falcata e quindi il suo tiro è risultato un po' sbilenco. Svizzera comunque sempre ottimamente in campo, Coelho ha dato a Parente, Parente che effettua il lancio in profondità dove non ci sono compagni. Latita il Portogallo in zona d'attacco. Vedete che gli svizzeri sono assai abili proprio a fronteggiare gli avversari anche sul terreno a loro più congeniale, vale a dire quello del palleggio. Fra l'altro dimostrano un ottimo dinamismo gli uomini di Jean Depuy, ora in possesso di palla con Hermann che scambia ripetutamente con Koller, il passaggio del quale verso Sutter, Sutter messo giù, calcio di punizione. Grandi manovre dalle panchine, sia Juke sia Jean Dupuy fanno riscaldare parecchi dei loro uomini e la Svizzera va al calcio di punizione con Hermann. Ecco il lancio profondo di Hermann, il colpo di testa da parte di Weber, la palla comunque fuori area per questo nuovo tentativo portoghese, nulla da fare per i lusitani, stavolta è intervenuto Bickel a stroncare la loro azione. Joao Pinto alla rimessa, Parente. Gioca al posto di Frasco, bello questo suggerimento profondo di Parente, c'è l'opportunità per i portoghesi di effettuare questo traversone, ancora Geiger ci ha messo una pezza, nuovamente Parente, ecco il passaggio verso André, André ha la palla sul destro, nuovo traversone e un colpo di testa di Rui Aguas, facilmente controllato dal portiere Brunner che ha già dato a Beat Sutter, il quale però è immediatamente fermato, Sousa. André si avvicina all'area,
effettua il lancio verso il compagno che non intercetta e sono ancora gli elvetici a manovrare, vedete, con la loro fitta trama di palleggi. Hermann, Bickel, Hermann. Non stringono la marcatura i portoghesi, Hermann porta un po' a spasso il pallone, poi lo cede a Beat Sutter. Pallone al centro per Koller, da questi sulla sinistra per Bonvin, Bonvin che converge, poi effettua un suggerimento e ancora c'è uno sbandieramento del guardaline, per la verità molto molto dubbio, mi sembrava in posizione regolare sulla destra il giocatore Heinz Hermann. Battuto comunque il conseguente calcio di punizione, vengono avanti i portoghesi. Parente opta stavolta per il lancio lungo e c'è l'inserimento di Joao Pinto in posizione di ala destra e col suo traversone sceglie ancora bene il tempo per l'uscita Brunner e immediatamente dà il pallone a Koller. Si avvicina e riceve Geiger, fermato. Rui Aguas, ma di fronte Koller. Palla per Parente. Parente effettua il lancio di destro verso Coelho, troppo profondo il suggerimento, palla a fondo campo. Abbiamo superato il quarto d'ora nel corso della ripresa, il risultato resta bloccato sullo 0-0. Partita assai gradevole in questo scorcio della ripresa, nel corso del primo tempo invece le emozioni erano state piuttosto diluite. Brunner. Palla che spiove a centrocampo. Il colpo di testa di Sousa per Parente, questi sulla destra per Coelho, Coelho è attaccato ora da Schellibaum, cede la palla a Futre, Futre verso Rui Aguas, attaccato correttamente da Weber che ora è in possesso di palla, la dà a Hermann, Hermann onnipresente sul campo, ha la tendenza però a giocare in punta di bulloni anche quando non sarebbe il caso. Palla ora per Futre, Futre che converge, sinistro di Futre, centrale in due tempi, blocca Brunner. Inquadrato Futre, giocatore dell'Atletico Madrid, rivediamo la sua azione. Vedete come si coordina bene, carica il sinistro, lascia partire un tiro molto violento, ma centrale che Brunner in due tempi, prima smorza e poi blocca. Ancora il Portogallo con Joao Pinto. Joao Pinto sulla destra per Parente. Parente in proprietà a cercare ancora Joao Pinto. C'è il rinvio di Geiger. La palla controllata dai portoghesi che la toccano male però con Miguel. Pallone che termina fuori. Bickel. Bickel all'indietro per Schellibaum. Schellibaum che con il sinistro mette in movimento il centravanti Brigger, il quale dà un buon pallone a Bonvin. Bonvin che affonda e ancora una volta c'è una interruzione, probabilmente per posizione irregolare di Bonvin. La terna arbitrale è un po' severa nei confronti degli svizzeri e ne frena gli attacchi in continuazione. Palla ora al centro, attenzione, c'è il colpo di testa all'indietro di Hermann, il rinvio di Geiger, quest'altro colpo di testa di Miguel, serie di batti e ribatti, poi Brigger, poi la palla è a Bonvin, ecco Bonvin con la sua caratteristica galloppata che ha dato a Geiger, Geiger che evita Sousa, poi mette in movimento sulla destra Marini. Marini ancora in direzione di Geiger, Geiger che ha dato a Sutter, due avversari su lui, colpo di tacco molto bello per Geiger, il cui tocco all'indietro raggiunge Marini, triangolo molto bello tentato fra i due, ma i portoghesi sventano e tentano l'impostazione a loro volta. Su Sousa si porta Weber, Weber da Koller, Koller da Heinz Hermann, ecco che distende la sua falcata Hermann, viene fermato, subentra per il Portogallo Miguel, ecco il lancio a Futre, serie di batti e ribatti, ancora Futre verso Parente, Parente che restituisce la palla a Futre, Futre che viene attaccato da Bickel e poi c'è il retropassaggio di Marini per Brunner. Zoppica intanto Weber. Svizzera in possesso di palla.
Ecco il passaggio a Bonvin. Bonvin che gioca un ottimo pallone, poi c'è questo suggerimento che coglie in leggero contratempo Beat Sutter, sostituzione nelle file rosso crociate. Esce Brigger. C'è dunque un nuovo elemento anche nelle file della Svizzera. È uscito Brigger, è entrato in campo con il numero 16, il giocatore Koller. Ecco ancora un buon intervento di Herman. Herman che dà proprio al nuovo entrato, il quale viene caricato forse irregolarmente, facendo che si può proseguire l'arbitro. E André che ha dato ad Alvaro. Alvaro che effettua la battuta in profondità, Rui Aguas che va altissimo a controllare di testa, poi però non può perfezionare il suo intervento, così che Schellibaum ha l'opportunità di replicare per la Svizzera. Ancora una galoppata di Bonvin che ha dato a Bickel per Beat Sutter, spostato a destra il suo tiro sul fondo. Giocano molto bene i rosso crociate. Non si intendono sul modo di effettuare il rinvio i portoghesi, alla fine provvedono e recuperano il pallone con Miguel che batte ancora centralmente, non controlla Coelho, la palla sfila in fallo laterale. Siamo giunti al 24esimo della ripresa, il risultato è di 0-0. Herman che ha dato a Bickel che cambia gioco, arriva dalla parte opposta, effettua questo pericoloso traversone Marini. Jesus ha bloccato, palla ora per Parente. Ecco Parente che dà Futre in combinazione con un compagno, il passaggio è ora verso André ancora verso Sousa che ha tentato di sbarcare Futre, ancora serie di batti e ribatti, nuovamente Sousa a effettuare questo traversone e a evitare guai peggiori è Schellibaum che mette sul fondo. Calcio d'angolo. Lo batte lo stesso Futre. Parabola bassa, ma il pallone è respinto ancora sui piedi dello stesso Futre che stavolta angola maggiormente il cross e lo solleva da terra. Il colpo di testa comunque fa terminare la palla direttamente sul fondo. Schellibaum in direzione di André. André che combina con Bonvin che si libera bene di un avversario prima di dare a Herman che ancora effettua questo lancio per lo scatto di Bonvin che quantunque sia molto veloce non può raggiungere la palla. Effettua la rimessa laterale Joao Pinto, il pallone ancora per Herman, ma nuovamente l'arbitro Nemet comanda un calcio di punizione contro la Svizzera. La gara è stata sostanzialmente corretta, ma mi pare di poter dire che la terna arbitrale ha favorito nettamente i giocatori di casa. Intanto Futre, in una bella azione personale, è stato fermato, attaccato ora irregolarmente Bickel, c'è cioè la punizione per la Svizzera. Una ventina di minuti alla conclusione della partita, Bonvin in possesso di palla, velocissimo, molto bene, controlla il pallone, lo dà su Koffler, il quale effettua una finta, poi da Geiger ancora per Bonvin tutto sinistro, vedete, chiede triangolo al compagno, il passaggio di ritorno è leggermente arretrato, sulla palla c'è Parente che aggira Bonvin.
poi dà in mezzo a Joao Pinto, che raramente è riuscito a fermare Bonvin. Ancora parete. Ecco la sua battuta centrale, c'è l'anticipo bellissimo da parte di Futre, Futre per Rui Aguas che cerca il disimpegno su un compagno, lo trova in Parente. Parente che mette ancora in mezzo per André, triangolo, nulla da fare, spezzano ancora la trama dei lusitani, gli elvetici, e vengono in avanti con Koller, che ha ricevuto da Beazutter, sempre Koller. Attenzione al fuorigioco di Sutter, e difatti sono due, il nuovo entrato numero 16 Koffler e Beazutter in posizione irregolare, stavolta c'era Sousa. Alvaro si prepara a una nuova sostituzione, anche la panchina portoghese, mentre l'azione si sviluppa sulla sinistra. Ecco il suggerimento per Coelho, tutto spostato dall'altra parte, l'ultimo tocco è di Coelho, non si tratta di calcio d'angolo. Effettua il rinvio direttamente il portiere Brunner. Palla molto lunga. Sul rimpallo è pronto Sousa, che dà Parente, da questi a Miguel e quindi a André. Ancora difendono molto bene gli svizzeri, continua a tenere il campo con straordinaria autorità Herrmann, che ora subisce anche un fallo e quindi c'è una punizione per gli svizzeri. Fischi convinti da parte del pubblico, che come ripetutamente vi ho detto è poco numeroso, e nuova sostituzione nelle file portoghesi. Esce il numero 9 Rui Aguas ed entra in campo al suo posto con il numero 15 Adao. Fischi che possono essere interpretati anche in una chiave particolare. Come già ripetutamente vi ho detto, non fa parte di questa nazionale Gomez, il centravanti del Porto, che è entrato in conflitto di idee con l'allenatore del suo club, Ivic, ben noto agli sportivi italiani, il quale Ivic lo ha lasciato fuori squadra. Quindi Juca e Oliveira, i due selezionatori portoghesi, non hanno ritenuto di convocarlo per la nazionale e ciò ha suscitato ulteriori polemiche. Ora c'è Adao come punta centrale nel Portogallo in questi ultimi 17 minuti di gioco. Siamo sullo 0-0 qui a Oporto tra Portogallo e Svizzera. Palla che spiove a centrocampo. E ancora Herrmann che salta un avversario, lo ferma però Federico. E poi c'è questo anticipo bellissimo da parte di Bickel sgambettato, calcio di punizione per la Svizzera. Di questo nuovo Portogallo si era detto un gran bene, in effetti i portoghesi si erano resi protagonisti di una memorabile impresa andando a battere in Scandinavia alla Svezia, rimettendosi clamorosamente in corsa. Questa sera però al cospetto di una Svizzera assai agile, manovriera, ben portata al palleggio e tatticamente assai accorta, i portoghesi non sono riusciti a fare granché. C'è ancora una possibilità per gli svizzeri che vanno cross con Koller, il colpo di testa di Federico, la palla è fuori per questo rinvio lungo che chiama lo scatto Coelho, ma è ben piazzato ancora Geiger che con calma affida Bickel ancora al centro verso Weber. Se la prendono ora comoda naturalmente i difensori rossocrociati. Herrmann scambia ancora con il compagno, il quale tocca all'indietro al portiere Brunner. Un quarto d'ora al termine. Herrmann. Ancora un fallo. Koller. Cambia gioco. Joao Pinto. Coelho. Converge Coelho.
va in mezzo a Sousa che non controlla bene, perde palla ancora sull'attacco di Koller. Koller che disimpegna verso Weber che scambia con Herrmann, poi affida a Schellibaum, rimpallo su Miguel, palla fuori per la rimessa portoghese con João Pinto. João Pinto che ha dato a André, André a Futre, Futre verso Parente in posizione di ala destra, effettua il traversone, comoda la respinta ancora dei rossocrociati, Heinz Herrmann, ma insiste il Portogallo nuovamente con Parente, Parente che dà al a Coelho, Coelho che effettua il traversone, traversone che taglia tutta l'area di rigore e poi si spegne a fondo campo invano in seguito da Adao. Inquadrato l'autore del cross Coelho, Bickel. Bickel mantiene il possesso di un difficile pallone, lo porta un po' a spasso prima di affidarlo a Schellibaum. Schellibaum di piatto in profondità verso Sutter, Sutter all'indietro ancora Schellibaum, Schellibaum per Bonvin, Bonvin per Sutter, Parente, Parente che dà a Sousa, poi il pallone ancora perso dai, dai lusitani che però ne rientrano in possesso con Coelho che sciupa tutto con questo innocuo passaggio in profondità che suscita il risentimento sonoro degli spettatori. Herrmann. Geiger. Koller. Geiger. Herrmann. Geiger. Sempre Geiger è attaccato da André, c'è calcio di punizione per la Svizzera. Siamo al 33esimo della ripresa, il risultato allo stadio da Santas di Oporto è di 0-0. E ancora Geiger che è in possesso di palla. Geiger la cede a Herrmann, Herrmann da Bonvin, stavolta l'offside c'è. Lo scambio tra il portiere Jesus e Miguel, Miguel che da Parente, non ha giocato male questo elemento, è entrato in campo al posto di Frasco, mentre ora Futre, Futre che riceve ancora il passaggio di ritorno, va velocissimo Futre, avvicinandosi all'area di rigore col suo tocco, la conclusione alta da parte di Parente, grande azione di Futre che ha saltato due avversari. Ha fatto convergere su di sé Geiger, poi con l'esterno, ecco che rivediamo, vedete Futre velocissimo, chiama su di sé Geiger, poi tocca verso Parente, il cui tiro dal limite è leggermente alto. È sicuramente la migliore azione fino a questo momento orchestrata dai portoghesi. Intanto le immagini sono nuovamente in diretta, c'è questa rimessa laterale per Sutter. Poi il pallone è affidato a Geiger, Geiger, Marini, Marini, Bickel, fallo su Marini. Batte Geiger per Herrmann, il migliore in campo. Herrmann sulla destra per Marini, ancora Herrmann. Viene attaccato irregolarmente da Sousa, un nuovo calcio di punizione per la Svizzera, 10 minuti, poco più al termine. Risultato di 0-0 al Da Santas di Oporto. Heinz Herrmann è pronto a battere il calcio di punizione, l'evento non più giovane, sempre assai generoso e preciso in campo. Schellibaum per la Svizzera. Si avvicina a Bonvin. Schellibaum non sa bene cosa fare, poi effettua un lancio in profondità, c'è questo rinvio da parte di Federico con palla in fallo laterale. Nuova sostituzione. Esce Koller. Esce Koller e entra in campo per la Svizzera. Il numero 14.
Pallone intanto affidato al portiere Brunner. Ecco il nuovo entrato Schwartz che effettua la rimessa all'indietro verso Geiger, Weber, ancora Geiger, sono i due centrali che giocano sempre il pallone, questi è Marini che viene attaccato con successo da Adao, ma poi c'è un intervento arbitrale a comandare il calcio di punizione per il fallo subito da André. Batte la punizione Futre, ecco Futre che mette in mezzo il puntuale colpo di testa dei difensori, la palla fuori per quest'altro colpo di testa di Beat Zutter, poi Alvaro per i portoghesi e l'intervento in fallo laterale di Schwartz. Alvaro per la rimessa, nel corso del primo tempo Alvaro aveva giocato in pressoché costante proiezione offensiva, nella ripresa invece ha dovuto limitare le sue proiezioni, palla ora per Marini che è stato sgambettato, calcio di punizione per la Svizzera. Ci avviciniamo alla conclusione di una partita che baldanzosamente nelle dichiarazioni della vigilia i portoghesi avevano etichettato come mera formalità, ritenendo di poter venire a capo con estrema facilità degli svizzeri, svizzeri che invece hanno fatto un'ottima partita al Da Santas di Oporto e addirittura si può dire che per certi versi il risultato di parità maturato fino a questo momento sia un po' stretto agli svizzeri che hanno corso pochissimi rischi, disimpegnandosi tra l'altro in maniera egregia proprio nel calcio palleggiato, oltre ad esibire la consueta vigoria fisico-atletica. È proprio questo convincente test offerto dagli svizzeri sul terreno del Portogallo, rivaluta, se ce n'era bisogno, la prestazione della nostra squadra nazionale a Berna. Intanto però osserviamo questa iniziativa di Sousa che si libera bene del pallone, poi chiama in avanti André che dà ancora a Sousa, il quale lascia sulla sinistra per questo traversone prontamente ribattuto, palla fuori area ed è Kopfler che la manovra e poi dà verso Schellibaum che non può tenere in campo il pallone. La rimessa laterale di Joao Pinto, la palla manovrata da Parente che la scaraventa in profondità, chiude Marini con calma, tocca a Brunner. Brunner che dà a Weber. Weber per Heinz Hermann. Da questi a Geiger. Geiger per Marini. Marini che effettua questo lancio per Beat Zutter. La palla termina fuori, la rimessa è affidata ai portoghesi, all'impostazione con André, ora con Futre, vedete che velocità di movimento, poi però anche egli non si capisce con Parente, finisce per perdere palla, subentra Joao Pinto evita la correre di un avversario, imposta poi ancora su Parente, il quale porta palla, c'è lo scatto in profondità di Futre, ma fa in tempo ancora Geiger a recuperare e a toccare all'indietro per Brunner. Hermann, vedete, è il giocatore che ha movimenti lenti ma riesce sempre ad essere estremamente efficace anche sul dribbling. Ora ci sono due avversari su di lui che lo ostacolano irregolarmente, si tratta di André e di Coelho e pertanto l'arbitro ne mette e comanda questo calcio di punizione ancora a favore della Svizzera. Il Portogallo doveva assolutamente vincere questa gara per mantenere qualche possibilità di qualificazione, finora l'operazione non è riuscita ma i portoghesi, vedete, si proiettano ancora in avanti con questo lancio nuovamente per Futre che salta anche il portiere, la porta è vuota ma fa in tempo Weber
a liberare. Colpevole stavolta il piazzamento della retroguardia svizzera che resta in linea e uno scattista come Futre ha la possibilità di metterla in difficoltà. Rivediamo questa azione. Vedete il lancio verso Futre. Non sono sufficientemente messi in diagonale i due centrali, Futre salta anche il portiere Brunner in uscita, ma il recupero tempestivo di Weber non consente alla stella portoghese di portare in vantaggio la propria squadra. Mancano 4 minuti alla conclusione della partita, il risultato è di 0-0, grossissimo rischio corso però dalla Svizzera un attimo fa. Marini. Poi c'è questo rinvio da parte di Geiger, il controllo di Sutter, il fallo. Heinz Hermann per la battuta. Hoffler, Marini, Hermann. Largo per Sutter, Marini, Marini all'indietro, Geiger e quindi il portiere Brunner. Ecco il suo lungo rinvio, la palla messa giù da Alvaro. Su Alvaro c'è azione fallosa, vedete che Alvaro va al recupero del pallone spintonando anche Hermann. Si riprende con questa punizione per i portoghesi, la palla è affidata ad André. Gara comunque sostanzialmente corretta, André che dà Futre, Futre che viene anticipato. Il pallone poi termina a Parente. Parente lo spedisce a João Pinto. Nuovamente il passaggio per Parente da questi a Sousa, Sousa all'indietro per Parente, Parente per Alvaro, Alvaro in profondità per André, André che si gira, poi c'è il rinvio, nuovamente Alvaro, ora Frederico, c'è il forcing finale da parte dei portoghesi, portoghesi che vengono in avanti con Futre circondato di maglie bianche, ancora un bel tocco all'indietro di Bickel e poi il pallone in fallo laterale. 2 minuti alla conclusione, 0-0. Schellebaum. Schellebaum batte lungo. C'è il colpo di testa di João Pinto, poi ancora una opportunità per gli svizzeri con Bonvin che va sul fondo, effettua il traversone immediato, il pallone è verso Kofler ma esce il portiere Jesus, dà ad Alvaro e forse è una delle ultime opportunità per i portoghesi che vengono in avanti sulla sinistra con Coelho, Coelho che sta per entrare in area, tenta un dribbling, fermato. Azione regolare, ancora il Portogallo, il cross di Sousa, la palla per Parente, poi per Adao, fermato al limite dell'area di rigore, tempo che sta per scadere, Bonvin che tenta di andare via, anzi Sutter, ma viene fermato da Miguel, Miguel per Parente. Parente per João Pinto, tutto il Portogallo in avanti, siamo sulla 0-0, ultimissime battute della partita, recupera il pallone la Svizzera con Bickel, lo riperde per l'intervento di Parente, Parente che lo indirizza in mezzo per Frederico, Frederico che mette in movimento Adao, il traversone del quale è ribattuto di testa da Hermann, ma recuperano ancora i portoghesi, poi riperdono la palla. Tempo che sta per scadere, serie di batti e ribatti, palla che termina fuori, la rimessa è portoghese, sentenza al guardaline. C'è il pallone ora indirizzato per Parente, ancora in posizione di ala destra, c'è un tocco di Schellebaum.
Il pallone però che carambola sulle gambe del portoghese termina fuori. Tempo scaduto, ormai si tratta di giocare qualche attimo di recupero. Il Portogallo pensava di poter agevolmente avere ragione di questi svizzeri che praticamente sono già eliminati e lo erano anche quando hanno giocato con l'Italia. 0-0 tra Portogallo e Svizzera. Il Portogallo è fuori, ormai la qualificazione per la fase finale degli europei di Germania è cosa da decidere fra Italia e Svezia. Sabato prossimo si affronteranno a Napoli le due formazioni e naturalmente tutto il nostro più caldo incoraggiamento e augurio a Zeglio Vicini e ai suoi uomini già in ritiro a Napoli. 0-0 dunque a Oporto, con il quale siete stati collegati in diretta tra Portogallo e Svizzera. Grazie per la cortese attenzione, a voi tutti buonasera.